Ciao, bentornati a Segreti YouTube. Quindi questa è la puntata numero 4 che parla proprio di come iniziare su YouTube, se non sapete come iniziare a fare un canale. Quindi la prima cosa che dovete fare è una Gmail, quindi dovete andare sul sito di Gmail e fare un account su google.com, fare un account ed è totalmente gratuito. Poi, una volta fatta la Gmail, potete entrare su YouTube e aprire il canale. Alcuni mettono il proprio nome e il cognome per mostrare il lavoro come se stai aprendo una ditta. Oppure qualcuno sceglie un nome d'arte, un buon nome d'arte. Un buon nome d'arte che descriva il canale e questo chiarifica alla gente di che cosa parla il canale. Per esempio, potrebbe essere Nerds Fitness per uno che gli interessa gli allenamenti, ma anche interessa alle persone che usano lo smartphone, e YouTube interessa il computer, quindi Nerd Fitness per esempio potrebbe essere un buon nome, perché interessa sia i nerds, che è un nome di molto successo perché interessa sia le persone che gli piacciono i videogiochi, ma che vogliono tenersi in forma. Quindi è molto utile e di successo combinare le nicchie e questo è uno dei più grandi segreti di YouTube. Per esempio, un altro canale di successo che ha un bel nome è Hacking Food, che combina due nomi, cioè due topic differenti per ottenere un canale che poi ottiene un grande successo. Quindi per esempio Hacking Food mi fa pensare a qualcuno che gli piace hackerare col computer, ma anche che gli piace mangiare hamburger, che ne so. E quindi ha combinato le due nicchie come nerd fitness, cioè amanti di videogiochi che però amano anche tenersi in forma. Quindi poi puoi anche trovare molto facilmente dei siti che aiutano a trovare il nome perfetto per il tuo canale. E quindi puoi aprire, una volta che hai capito il nome del canale, combinando differenti nicchie. Quindi il nome del canale è una delle cose più sottovalutate, non bisogna sottovalutare questo fatto. Ok, quindi una volta che abbiamo fatto questo, possiamo aprire una pagina Facebook e una pagina Instagram, Twitter e mettere lo stesso nome del canale YouTube. Per esempio, un nome molto simpatico e di successo è Happy Meal Rage, cioè vuol dire che qualcuno che è molto arrabbiato, perché rage vuol dire arrabbiato, perché vuol fare la dieta, e quindi il cibo che potrebbe mangiare qualcuno che sta facendo la dieta per sentirsi meno arrabbiato. E quindi trovare un nome ottimo e simpatico è importantissimo per creare il proprio trademark brand e anche per proteggere il canale, e così non lo copiano troppo, così che poi potresti vendere, una volta che fai molto successo, perché questo può succedere su YouTube, sono insomma le incognite, puoi avere un successo esponenziale su YouTube e vendere i tuoi gadget e le t-shirts. Poi una regola principale è cercare di creare un ottimo avatar o logo oppure metti una tua foto e anche creare un'ottima copertina per attirare l'attenzione degli spettatori e per ottenere una ottima prima impressione, perché nella puntata precedente abbiamo detto che YouTube è come se stai invitando le persone a casa. E quindi collegare i social media account, Facebook, Instagram con lo stesso nome. E quando parli di te stesso nel canale, non usare questo tipo di termini. Per esempio, questo canale parla di me, come la penso su questa cosa, come piace a me, cosa penso io di questo argomento, ma più che altro impostare in maniera che tu dici allo spettatore cosa può trovare nel canale, quindi gli dai del tu allo spettatore, gli dici tu in questo canale puoi trovare questo,
puoi risolvere questo problema, puoi risolvere questa domanda. Con i video che guardi in questo canale puoi aggiornarti in questa maniera. Quindi un altro step è questo: cambiare da te a chi sta guardando, immergerti, metterti nei panni di chi sta guardando. Quindi che problemi gli risolvi allo spettatore, che domande risolvi. Ricordati che YouTube è il secondo motore di ricerca del mondo, quindi se tu metti anche nei titoli la risposta a una domanda, e rimanendo breve, entro i 70 caratteri, hai più possibilità che le persone ti trovino. E quindi anche un altro segreto è collegare tramite vari siti il canale a una mailing list. Cioè, cosa vuol dire una mailing list? Che tu, una volta che pubblichi il video, puoi inviarlo alle persone tramite mail e hai più possibilità che ti guardino il video. Poi un altro segreto è fare un ottimo trailer in maniera che le persone possano vedere dove si stanno iscrivendo, ed è un ottimo metodo per introdurre il canale e far capire cosa aspettarsi da esso. Figuriamoci, adesso ci sono gli short, che sono degli ottimi video brevi per ottenere iscritti. Quindi se combini lo short e il trailer, questi sono ottimi per ottenere più iscritti. E se non hai un trailer, e allora è meglio che nel canale comunque imposti come trailer il video che ha fatto più iscrizioni, o comunque che ha fatto più engagement e più visual. Quindi continuate a seguirmi, perché comunque io questo video corso l'ho preparato qualche mese fa. Avevo già pronte le prime tre puntate, adesso registro pian piano anche le puntate nuove, e sono il frutto di 18 anni, perché io quest'anno faccio 18 anni di YouTube, con più di 10 canali, alcuni mi hanno fatto tanto successo, altri meno, quindi ho condensato tutto in un piccolo libro che potrei anche fare in PDF, se piace. Comunque, se vi interessa, potrei anche trascriverlo in PDF, però lo condenso tutto in questi video. Quindi ci vediamo nella puntata numero 5. Ciao!